Un mezzo pesante ha perso una grossa quantità di gasolio lungo via Enrico del Pozzo a Perugia fino all'ingresso del cimitero monumentale della città e comunque lungo l'arteria viaria che collega Perugia alle periferie quali Casaglia, Ponte Valle Ceppi, Pretola, Ponte San Giovanni e Bosco. È accaduto oggi a mezzogiorno, il camion dopo aver perso il carburante non si è fermato ed ha proseguito per la sua strada, forse l'autista non si è neanche accorto di quanto è accaduto. La via, diventata pericolosa e scivolosa, è stata chiusa dalla polizia locale di Perugia. Gli agenti, arrivati sul posto con due pattuglie, hanno provveduto a dirottare il traffico sulla via che porta al cimitero e a farli uscire poco prima dell'ingresso del Camposanto. Gli operatori del comune sono intervenuti per pulire la carreggiata, circa 500 metri di catrame. Hanno poi cosparso il manto stradale con materiale sabbioso affinché assorbisse il gasolio. Nel frattempo sono anche scattate le indagini per poter risalire al mezzo che ha perso tanta quantità di carburante.